Lignano 2016, settimana comunitaria della comunità Abramo. Siamo qui con i nostri amici e soprattutto con l'ultimo dono che Dio ci ha elargito, Tommaso, i nostri amici. Michela. E Alessandro. E io frequento la comunità nella sede di Chianco da 10 anni. Io frequento la comunità nella sede di Molina. Volevo chiedervi come avete trascorso questa settimana. È stata una settimana veramente straordinaria e abbiamo potuto riposarci fisicamente e ricevere anche tanto spiritualmente. È stato organizzato tutto appunto della semplicità dello Spirito Santo, con le lodi la mattina, la adorazione eucaristica durante il pomeriggio nel silenzio più totale e con la Santa Messa alla sera, accompagnata anche dalle varie preghiere. Quella che mi ha colpito maggiormente in questa settimana è stata la serata dedicata alle donne, e in questa occasione abbiamo potuto fare una processione tutti insieme verso la statua della Santissima Madre di Dio, Maria, e devo dire che lì ho sentito veramente la potenza e l'amore di Dio e appunto anche di sua madre Maria. Anche per me è stata una settimana bellissima, organizzata benissimo, e anche per me spiritualmente, anche fisicamente. Ho sentito la presenza del Signore costantemente tutto il giorno e anche la notte sentivo di averlo vicino. È stata una grande settimana di grazia, è stato bellissimo perché si iniziava con le lodi e lì proprio si sentiva il Signore che ci apriva il cuore per il giorno e si sentiva la sua presenza arrivare forte. E abbiamo tanto beneficio, specialmente come famiglia, come coppia, perché si sente di arrivare a casa rinnovati, più carichi, pronti per un nuovo anno. Proprio è stata una settimana molto intensa, molto ricca spiritualmente, e vediamo tanti benefici anche sui nostri figli. Sono più sereni, sono più disponibili, più amorosi anche. Si vede veramente che la grazia ha toccato anche loro. Volevo chiederti, Alessandro, se c'è stato un momento che ti ha colpito di più in tutta questa settimana. Il momento che mi ha colpito di più è stata la serata dedicata agli uomini, però la preghiera specifica per i padri. E lì ho sentito veramente la grazia di Dio entrare e lo ringrazio, perché come padre veramente ho bisogno di questo. E mi è piaciuto questo, che è stato toccato ogni punto. C'è stata la serata per gli uomini, c'è stata la serata per le donne, per i bambini, è stato toccato ogni punto della famiglia, e questa è veramente una grazia che Dio ci ha donato, una grazia grande. Se avete già detto tutto, ma se c'è qualcosa che vi portate a casa in più? Come coppia è proprio questa ricarica nuova, questo essere stati rinnovati, questo bagaglio nuovo di grazia che sono sicuro che ci aiuterà per questo nuovo anno. Bene,